Gol, rigori, espulsioni ed una direzione di gara alquanto discutibile. È andato così il turno infrasettimanale valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie D tra Vastese e Campobasso. I biancorossi di casa si schierano in campo con il solito 4-3-3 con mister Montani che lancia in campo dal primo minuto Iarocci in difesa e Giampaolo in attacco con il capitano Fiore Leonetti a sostegno. Il gioco in mezzo al campo è affidato ad Alessandro. Mister Massimo Bagatti, subentrato a Mandragora, schiera i suoi con il 4-3-1-2 con l'ex allocca a fare coppia con Tommasini in difesa. Mario a rifinire per il duo Cogliati e Giacobbe. L'arbitro è il signor Domenico Mirabella di Napoli. La squadra del presidente Bolami, pronta a riscattare la sconfitta nel derby contro il Pineto, non approccia la partita nel migliore dei modi, anche se al terzo minuto recrimina per un atterramento in area ai danni di Del Duca. Ma Mirabella di Napoli non ravvede gli estremi per il calcio di rigore. Da qui in poi è un monologo del Campobasso. Al quinto Giacobbe elude il fuorigioco, ma una volta in area di rigore si fa ipnotizzare da Selva. Passano 6 minuti e il signor Mirabella annulla un gol ad Antonelli, bravo dal limite a piazzare alle spalle del portiere un tiro ad incrociare. Ma la gioia del gol è solo rimandata, perché al 16esimo Magri è bravo ad incrociare di testa una punizione di Danucci e a battere il portiere Selva. Per vedere la Vastese in avanti per la prima volta in questo primo tempo dobbiamo aspettare il 26esimo, quando è Giampaolo a provarci, ma il suo tiro è debole per impensierire Esposito. Un minuto più tardi il Campobasso perde per infortunio Tommasini, al suo posto Dorsi, ma la Vastese stenta e il 31esimo è ancora Campobasso con l'ex allocca che di testa mette alto. Il primo tempo indispettisce i tifosi di casa che iniziano a fischiare i propri giocatori, ma sul finire della prima frazione l'occasione per il pareggio arriva sui piedi di Fiore, ma il capitano calcia sulla barriera un'invitante punizione. Prima del fischio di metà gara il Campobasso a farsi vedere con Giacobbe, ma l'attaccante molisano conclude alto. La ripresa riparte con gli stessi 22 in campo e con la Vastese più combattiva. Al terzo minuto è Palestini dal limite a provarci, ma è facile la risposta di Sposito. Passano 7 minuti ed è Fiore a pennellare una buona punizione sul secondo palo. Non arriva Stivaletta. Al 10° arriva il primo cambio in casa Vastese. Montani inserisce Shiba per Palestini, passando al 4-2-4 per dare peso al proprio attacco. Al 23° minuto ancora cambio per il Campobasso, che richiama in panchina Merio per Fagnani ed è proprio lui a guadagnarsi un minuto più tardi una punizione che Danucci gioca di furbizia trovando libero Giacobbe, che complice un intervento maldestro di Selva deposita in rete per il raddoppio molisano. Ne fa le spese d'Alessandro, che viene espulso per proteste. La Vastese nella giornata più nera di questo campionato rischia di capitolare definitivamente, ma il gol di Giacobbe viene annullato su segnalazione del secondo assistente Aletta. Passano però 3 minuti e la Vastese la riapre. Mirabella assegna un calcio di rigore per i biancorossi per fallo di Dorsi su Leonetti, intento a calciare a rete, e così arriva anche l'espulsione per il numero 33 molisano. Si incarica della battuta lo stesso Leonetti, che spiazza il portiere Esposito riaprendo la partita. Nel recupero accade quello che non ti aspetti visto l'andamento della gara. Al 46esimo, nel primo minuto di recupero, ci prova Giampaolo, risponde di pugno Esposito, ma è al 48esimo arriva il pareggio inaspettato per la Vastese. Mirabella segna il secondo rigore alla squadra di Montani per un fallo in area di Mani dal dischetto e freddo Leonetti, e sigla la rete del pareggio e la sua doppietta di giornata. Il buon secondo tempo della Vastese viene macchiata dall'espulsione di Napolà per fallo a gioco fermo su Diop. Arriva così un altro pareggio per la squadra di Bolami, che domenica riceverà di nuovo all'Aragona il Monte Giorgio per una gara da vincere a tutti i costi. Siamo con Stivaletta, 2-2, riacciuffato nel finale di rigore, una partita che avete approcciato male, il secondo tempo meglio, di cuore, di grinta, ma bisogna fare molto di più. Sì, diciamo oggi un primo tempo regalato. Poi secondo tempo siamo partiti meglio, anche se dopo il secondo gol sembra una partita finita, abbiamo avuto la forza di reagire, non stando in 10, poi abbiamo pareggiato la partita. Una partita caratterizzata dai molti errori dell'arbitro. Sì, però anche sul secondo gol loro, stavamo in barriera, ci ha fatto allontanare la distanza e hanno battuto senza fischiare. Adesso arriva il Monte Giorgio in casa, che partita sarà quella? Sicuramente una partita dove la Vastese ha bisogno dei 3 punti. Sì, purtroppo in questo campionato non esistono partite facili. Domenica un'altra partitaccia dove dovremo per forza vincere. Vabbè, chiaro, se guardiamo le occasioni da gol e l'andamento della partita, sicuramente sono 2 punti persi. Però io sono contento del primo tempo, in cui la squadra ha fatto una buonissima partita. Il secondo tempo abbiamo avuto un po' paura e alla fine ci siamo trovati, portati il problema in casa. È una squadra che ancora deve crescere in convinzione, in autostima, però la strada è quella giusta, perché ripeto, il primo tempo è stato di spessore, in cui siamo
Abbiamo fatto, non so se era da annullare il gol di Antonelli, non capisco perché sia stato annullato, altre occasioni limpide solo davanti al portiere. Quindi sono contento. È chiaro che questa squadra deve capire che nella difficoltà, io dico sempre, bisogna tenere la testa alta, perché se deve arrivare un aiuto arriva dal cielo. Abbiamo avuto un po' paura e siamo stati puniti.